bisogna tacere delle cose impure! Non parlarne, non testimoniarne, tacere! Guardati, nel tuo destino c'è scritto che assassinerai tuo padre e farei l'amore con tua madre! Che cosa mi porta? Era solo sul monte Citerone. Figlio della fortuna. L'ho trovato là. Ebbene, questo è il figlio della fortuna. Un giorno sarà re di Corinto. Edipo Re, un drammatico personaggio avvolto nei veli di paurose leggende. I suoi occhi guardavano e non vedevano il baratro di vergogna in cui stava precipitando. I morti lo maledivano, i vivi piangevano per la sua sorte. La grande oscurità lo avrebbe avvolto, quell'immenso buio che gli avrebbe consentito di non sapere chi stringeva tra le braccia, di non sapere di chi era il sangue versato, di non vedere. Trovatello! Figlio della fortuna! Figlio falso di tua madre e di tua madre! Edipo Re, una figura umana, palpitante di vita, in cui si combattevano orgoglio, ira, dolore, pazzia. Un uomo antico e moderno. Un dramma di ieri, di oggi, di domani.